Bella dallo scanchi, ragazzi, oggi vi porto un easter egg. Allora, era il 10 gennaio 2013 quando CD Projekt postò sul suo canale YouTube questo trailer qui. La ragazza era una cyber psicopatica, e vi dico che ho sbagliato a dirlo 10 volte perché dicevo cyber scopatica. Comunque, era lì a terra, riceveva colpi dalla Max Tech, che è la forza speciale più potente del gioco e interviene per eliminare i cyber psicopatici. Ma nel finale si vedeva che era viva e diventava parte di loro. Oggi vi faccio vedere come trovarla. Allora, il negozio è... Permesso. Jingguji. Ecco. È questo palazzo enorme con questa scritta, penso sia giapponese, non lo so. Questa è la zona. In mappa è qui. Come vi dicevo, dovete venire la prima volta e al simbolo di... il simbolo abiti, insomma, del negozio. Venite, non comprate niente, vi fate il vostro giretto, ve ne uscite, poi aspettate 24 ore. Se non vi appare la missione, l'incarico secondario, fatene un altro, fate un'altra missione, aspettate un altro giorno, comunque vi apparirà. Benvenuto al Jingguji. Grazie, ma tu con quella faccia mi... Vabbè. Oh, guarda chi c'è! Ma che piacevole sorpresa! Sì. Avevo quasi dimenticato quell'adorabile vicino e sarebbe stato un vero peccato. Bentornato nella nostra piccola oasi di eleganza. Allora, cosa posso fare per te oggi? Un piccolo upgrade? Le paillette sono tornate di moda, sai? Qui è indifferente la scelta. Paillette, io? Vuoi scherzare? Beh, su un fisico più generoso no, ma nel tuo caso, mio caro, sarebbero perfette. Se vuoi essere una stella, devi prima risplendere. Detto tra noi, un tocco di eleganza può fare davvero la differenza. E lo vedrete dopo, perché... Scendiamo! Guardie, bloccate la porta, fermatelo! Ho l'allarme, resistete! Questo è un cyber... Cazzo vi, sta giù, è fuori di testa! Cyber psicopatico ed è forte, ragazzi. Parli con me. Non farmi uccidere. Pensavo di più. Niente, i colpi e vola via. Vieni qua, amico. Boom. Vediamo cosa ha a bordo. Grazie a Dio. Entriamo, circondate il bersaglio. Eliminatelo. Siamo esposti. Forza, continuate così. Io? Dovevi proprio giocare a fare lo chic in una boutique corporativa. Ti sento, ricordi? Come potrei dimenticarlo? Voi, laggiù! Testimonianza subito! Finalmente! Devo solo ripulire il sangue e poi potremo riaprire. Emergenza conclusa! Disattivo l'allarme! Io spero che lo renderanno disponibile. Siediti, mani bene in vista. Com'è? In ottemperanza all'articolo 105 del codice di procedura per cyberpsicosi, la tua testimonianza sarà registrata e archiviata. Melissa Rory, ufficiale superiore della Max Tech, a fornire nome e professione. Zane Jagger. Lavoro per il Jingguji, un'oasi di eleganza nel... scusi, l'abitudine. V, mercenario. Cliente occasionale di Zane. Johnny Silverhand, leggenda del rock. Voce nella che testa cazzo, di V Johnny? E... Lasciami fingere di esistere ogni tanto, ok? Confermato. Descrivi cos'è successo partendo dal momento dell'attacco. Stavo presentando a V un'offerta. Zane cercava di convincermi a comprare delle orribili paillette scintillanti. Lo psicopatico è entrato e ha steso le guardie. Zane ha attivato l'allarme, chiudendoci dentro con lo stronzo. Grazie, Zane. Il signor Jagger ha seguito il protocollo di sicurezza. Ha significativamente ridotto il raggio d'azione dell'aggressore. Sì, l'ho notato. Ho dovuto giocare a guardie e ladri in quel raggio d'azione ridotto finché non siete arrivati. Ehi, V. Quando avremo ripulito la boutique, torna a trovarci. Sceglierò qualcosa di speciale
per te. Smith, rapporto. Grazie. Che cosa abbiamo? Ma la prossima, Zane. 2 morti e 2 feriti dentro il negozio. 6 cadaveri sulla strada all'esterno. Dov'è il coroner? Bloccato nel traffico. Dice okay, che ritardo. Ora ci avviciniamo a lei. La senti? Senti la vita che lascia il suo corpo. Anche qui. Iniziamo con le questa. Ammazzate sempre. Ho sentito dire che a volte la terapia funziona. Catturare il bersaglio vivo comporta maggiori rischi per i passanti. È raro. Molto raro. Raro? Non succede mai. Quanti psicopatici hai salvato in vita tua? Non ha risposto. Aspetta un attimo. Quelle lame d'amantide, i Gurashi 2013, non le avevano ritirate dal mercato nel 69? Se non sbaglio, danno problemi ai processori neurali. Sollecitano per errore una parte della corteccia prefrontale. Le avrei comprate anch'io se non fosse per quello. Hai buon occhio. Le ho installate anni fa. Sono molto precise. Oh, pensavo che la Max Tac di norma preferisse le lame Arasaka. Ma beh, dopo aver visto come le hai usate. Sono il mio promemoria. Quando le vedo, vedo quello che hanno affettato. Muscoli, tendini, ossa, persino impianti, come coltelli nel burro. Ma ora sei con i buoni, giusto? Non cambiare discorso. Tu l'hai visto morire. Ti è piaciuto? Quell'istante in cui il sangue scorre ancora, ma la vita si spegne. Beh, l'adrenalina è innegabile, ma non credo di condividere il tuo entusiasmo. Tu ami la caccia, ami uccidere. Non importa se siano psicopatici o persone normali. Oh, non siamo poi così diversi, tu ed io. Ho visto la tua espressione subito dopo. Non puoi nasconderlo. Unisciti a noi. Ci farebbero comodo agenti come te. Beh, non sarebbe male se aggiungessero una missione con loro. Io un poliziotto. Era il mio sogno quando avevo 6 anni, forse. Ci penserò. Fallo. Hai sicuramente un dono. Morto a causa di un passo di danza. Comunque lei. Peccato che non ce la fa vedere in faccia perché era fighissima nei trailer. E guardate che casino qua. Piove. Sa un po' del trailer comunque. Sì, dai, speriamo che li aggiungano. Ragazzuoli, il video finisce qui. Se vi è piaciuto un like, se non vi è piaciuto dislike. Se volete commentare e iscrivervi, fatelo. Vi ringrazio. Se troverò altri easter egg, li porterò. E come sempre per ora, bella dallo skanky.